Ciao ragazzi, bentornati in questo gameplay di Dark Souls 2. Siamo sempre al castello di Dranglake, nella zona dove ci sono le statue che prendono vita. Allora, come potete vedere, le porte sono tutte aperte. Ho fatto fuori alcune sentinelle, tipo questa, ma dentro non c'era niente. Poi ho fatto fuori la seconda e c'è un oggetto. Ho aspettato a prenderlo, ovviamente, per prenderlo per voi. Non c'era solo un oggetto di Phagos. Poi ho fatto fuori. No, quella sentinella non c'era viva, ma c'è in pietra e sinceramente ho un po' di paura. Allora, poi c'era qua questo baule e prima c'era un messaggio con scritto trappola, quindi non vorrei che sia un mimic. Per sicurezza gli buttiamo il talismano. Freccia di oscurità per 15. Qua c'è un altro oggetto. Anima di eroe, gemma vitale e porta fortuna del monastero. E qui ci sono delle scale. Ok. Spero che rimanga così. Cos'è questo rumore? C'è un arcello da qualche parte. Eh sì, mi ha preso proprio in testa. Sicuro perché? Ok. Occhio a queste maschere, quindi ragazzi che non ce l'ho frecce avvelenate. Avvelenato. Aspetta che gli dico ragazzi che io torno a falò. Dai, dai, tornami, ti prego. Tanto la prima porta a destra non ha la sentinella viva e possiamo correre direttamente. Oh, c'è qualcuno da invocare. Proprio voglio riposare. Scusa. Ok. Ha tolto il segno, ragazzi. Thank you.
so se correre, magari non mi vengono dietro. Proviamo. Si ferma, ok. Muschi per l'avvelenamento non ne ho più. Fantastico. Al massimo c'è di nuovo una scappata qua. Da solo con la magia. Fantastico, non me lo riparo. Lo scelto, il bastone. I'll be around if you make it back.
punto non so se continuare da questa parte oppure cambiare strada. Questo è il simbolo del re, anche qua. E questa è la terza porta che troviamo, che mostra il simbolo del re. Che capriola riusciamo. Salvano un po' su. No, torno indietro. You have fought admirably on your journey, faster than death. I am Nashandra, Queen of Dranglake. A true monarch carries the weight of their souls. The last king of this land, King Vendrick, as he was called. Scusate se mi guardo dietro, ma questo è stato in casa. And when the undead were born, cursed. He found more strength to save them. But in the end, he never took the true throne. Visit Vendrick. We have no need for two rulers.
oltre questa nebbia ci sarà sicuramente Revendrick. Il tanto nominato Revendrick. Evochi qualcuno oppure... Ok ragazzi, siamo riusciti ad evocare questo giocatore. L'altro non ce l'ha dato. Andiamo? Vediamo se c'è qualcun altro. Speriamo di non aver sbagliato a mettere magia. Perfetto, ragazzi. Andiamo. Medaglione solare, perfetto. Uno era seduto qua, mi sa, e uno era seduto qua. Allora, vediamo che anima. Un'altra anima del Cavaliere dei Draghi. Qua c'è il falò e qua c'è il cavaliere. Vi ricordate quello che si trovava per andare verso la prima statua che abbiamo trovato? Oh, good to see you well. Yes. I journeyed from the distant east to perfect my swordsman's legend, has it? That power, this sword, it's been in my family. I may face any man or beast. This land is a right mess. King's gone. The people of the land itself is overrun. No better place. This land is Siamo così. Questo è il cartesimo.
bene ragazzi, anche per questa parte di gameplay è tutto. Dopo decideremo se andare qua nella stanza del boss, decideremo se andare quindi a destra o a sinistra rispettivamente del falò. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!